Ciao a tutti cagnacci, questo è l'ultimo, penultimo video, prima del video dove vi auguro insomma buon anno, faccio un resoconto di quello che è successo. Ovviamente arrivate a fine video perché devo fare una piccola comunicazione di servizio, importante o no, lo decidete voi, insomma io ve la do, magari questo seguitelo, ma vi voglio parlare della questione Feed, rilanciata in una live del maestro Bonetti, dove ha mandato a fanculo tutti quelli che li hanno chiusi, e fa bene, ma soprattutto fanculo anche quelli che sostengono questo tipo di sistema. Ma facciamo una sintesi. Questa fu una battaglia iniziata dal maestro Bonetti, io che accolsi volentieri perché la ritenevo e la ritengo tutt'oggi una cosa importantissima. Sarebbe bello che molti più youtuber rilanciassero sui loro canali la tematica dei feed, che ne parlassero in qualsiasi modo. Per me devono essere chiusi perché, devono essere aperti perché. Non è una cosa di poco conto. Molti di questi youtuber famosi, diventati grandi, che poi hanno chiuso i feed, ripeto che cosa sono per chi magari non li conosce, i feed sono le attività pubbliche del canale. Quando noi mettiamo un mi piace, quando noi commentiamo, se lo condividiamo su Google Plus, quelle attività, cioè il mi piace e il commento, vengono visti non solo dai nostri follower su Google Plus, ma vengono visti anche dagli iscritti di YouTube. Ad esempio, io ho 8500 iscritti, se metto mi piace a un video, una parte di quei 8500 iscritti vedranno quel video a cui ho messo mi piace, anche una parte di quelli di Google Plus. Poi io di recente ho unito il mi piace a Twitter e a Facebook, quindi quando metto un mi piace viene condiviso in automatico sulla mia sul profilo dell'Imello Bel Poderoso e su Twitter. Ora capite bene che è una cosa importante, perché se uno mette mi piace, uno youtuber popolare mette mi piace a un video, se gli piace, mica perché è costretto, lo aiuta a crescere. Incredibile. Ecco perché è importante avere i feed liberi, per una questione di trasparenza e per una questione di riconoscenza alla community che ti ha fatto crescere. Un Frank Matano, un Will Bush, un Michael Righini, un Daniele da Senmatter, un Claudio Di Biagio, se hanno raggiunto quei numeri non è solo perché sono bravi, è solo perché hanno collaborato con youtuber più grandi di loro. Io tendo a separare la raccomandazione dalla collaborazione, come quella di Mark De Hammer, dove è stato segnalato da Farenz che ha collaborato con i Pancazzisti Anonimi. Ecco, per me quelle lì non sono raccomandazioni, sono segnalazioni genuine, spero, quella di Farenz, una collaborazione con Simone Fangazzisti Anonimi, ognuno ha prestato una propria abilità e quindi è giusto che sia detto così. Ma questi youtuber famosi non sono famosi solo per questo, ma anche perché, avete presente quando vi chiedono mettete mi piace e commentate, mica lo chiedono perché sono interessati al vostro parere, magari qualcuno sì, ma io vedo la maggior parte di questi neanche rispondere a mezzo commento, lo chiedono proprio perché, sapendo che voi avete feed liberi, che queste vostre attività finiscono su Google Plus, allora ve lo chiedono. E loro sanno questo potere, lo riconoscono, nessuno ne è all'oscuro dopo tanto parlarne. Se volete vedere come si sbloccano i feed e non volete avere la giustificazione io non so come si sbloccano, ecco qui un video dove lo spiego. Ma arriviamo al punto. Questi youtuber devono la popolarità al pubblico, alla gente, agli altri creatori di contenuti di YouTube, che il mi piace, prima di metterlo o non metterlo, non stanno lì a pensare ma io adesso lo metto, si vede questo, questo e quest'altro. Un video piace, si mette, mi piace e si aiuta a crescere. Io lo metto a persone che non stimo, che non mi piacciono, se fanno un bel video ma hanno i feed liberi, e magari non lo metto a persone che magari mi stanno anche simpatiche, che però hanno i feed chiusi. Questo perché basta businessman su YouTube. Frank Matano, businessman furbettissimo, che deve il successo che sta avendo questi giorni non solo ai contatti importanti che ha trovato, al format intelligente che aveva fatto, ma anche perché le persone e agli altri creatori di contenuti gli hanno sempre messo un mi piace libero. Ecco, Frank Matano mise mi piace a una ragazza, questa ragazza stava aumentando di 100 iscritti al giorno, finché lui non rimosse praticamente il mi piace dai feed, dicendo gli sto a dare troppa attenzione. Ecco, il businessman Frank Matano si inventò il fatto che era finita la scia, che la pubblicità doveva essere fatta nel modo giusto, quindi riconosce il potere del mi piace. Poi però non ha messo più mi piace a nessun altro youtuber, tranne a Max Pezzali, che ha fatto la colonna sonora del video per Fuga di cervelli. Ecco, anche dopo 3 settimane il mi piace c'era ancora, la scia lì era finita, ma la scia lì, il pollice in su è rimasto. Ecco, io voglio dire a tutti i creatori di contenuti che queste persone, piuttosto che mettervi un mi piace, piuttosto che condividere un po' del loro pubblico con voi, ma con naturalezza, perché gli piace il video, perché lo ritiene bello, lo ritiene meritevole, questa gente si taglierebbe un braccio. E io vedo tantissimi creatori di contenuti, cioè quelli che questo sistema di feed
a cui serve a tutti noi. Attenzione, quando io faccio questa battaglia, Bonetti fa quella battaglia, sappiamo che se poi questa gente sbloccherà i feed, a noi il mi piace non ce lo metterà mai. Cazzata numero uno. Ma quello magari non vuole far vedere che vede un video porno. E se vede un video porno non capito perché gli deve mettere per forza mi piace. Se se ne vero, non glielo mette. Ma qual è il problema? Un'altra cosa che viene detta. Ecco. L'altro giorno, faccio esempio, proprio quello di Mark De Hammer, mi rispose dopo che gli avevo detto ma tu c'hai feed chiusi, c'hai 16.000 iscritti, che faccia ti presenti alla community YouTube? Io mi piace, non te lo metto. Lui disse, non ne ho mai sentito l'esigenza. Ma cosa vuol dire? Ma non è un'esigenza tua. Tu sei in una community dove sei cresciuto grazie all'apporto di tutti quelli che ti hanno messo mi piace e ti hanno commentato in modo libero. Ok? Perché tu non è un'esigenza tua. Purtroppo questo fanno i youtuber. Quando arrivano a un certo grado di successo, un certo grado di popolarità, chiudono i feed in modo che possano conservare il potere. Possono darlo soltanto al loro amico, pubblicizzare sulla pagina Facebook solo il loro amico, quello che fa parte della cerchia, eccetera, eccetera. Ecco, questo comportamento fa schifo. Fa schifo perché ti spingono a leccare il culo a questi youtuber. Io magari non voglio avere nessun rapporto con Mark De Hammer. Nessun rapporto, non voglio salutarlo, guardo il suo video così quando mi capita e voglio mettergli mi piace. E invece questi come ragionano? Dico no, tu devi venire, devi commentarmi, devi mettermi il mi piace a me, poi siccome io ho 18.000 iscritti tu ce ne hai 200, metti tanti mi piace, quando ce l'avrai magari collaborerò. Ecco, è un metodo di conservazione del potere, ovviamente non è che per tutti funziona come ho detto io, ognuno ha le proprie strategie, businessman. Vorrei fare un esempio, c'è l'esempio di La Sindina che ha venduto il mi piace a 50 euro, feed chiuso, il primo mi piace visto è stato a uno spot di Egypt Air. È una questione anche di trasparenza di come si sta in un luogo virtuale. Ora io dico, creatori di contenuti, che mettete mi piace a questa gente che piuttosto che mettere mi piace a voi si sparerebbe in testa, piuttosto che perdere il potere che ha. Ma come cazzo vi viene in mente a mettere mi piace a questa gente? Ma smettetela! Iniziate a controllare per cortesia con chi state parlando. Se questa persona è feed libero, se non li ha. Vi ho mostrato in un video prima come si sbloccano i feed è facile da vedere. Si va nella home canale dove c'è la casetta, mettete feed e vedete se ci sono solo video caricati o pochi mi piace. Uno ogni settimana, uno ogni mese. Cioè quel mi piace lì è strategico. Non serve. Iniziate a valutare queste cose. Ripeto. Ah ecco, l'esempio che ha fatto Bonetti. Video di Andrea Contra, lo tiro in mezzo perché è così. Fa dei video spettacolari, era successo già con Born to be Bad. Fa il video ultimo, dove fa un video stupendo sul cinema, Cinema Contra, vedetelo. Sotto ci sono dei commenti di molti youtuber, c'è una youtuber da 100.000 e passi iscritti che ha lasciato un commento, oh wow, fantastico, bellissimo, e non ha messo un mi piace, non ha condiviso su Facebook questo video. Ora dico, ma se ti piace davvero, che problema hai a mettere mi piace? Poi sotto ho visto Contra che diceva, no, qua Contra ti faccio la cazziata, Contra che diceva, no, ma io sono, ci tenevo ad avere il feedback che la gente mi dicesse cosa ne pensava, perché per me questo è importante, lavorerò, eccetera. Io Contra capisco l'entusiasmo che c'hai tu, la filosofia che c'hai tu, che ti basta l'apprezzamento che gli altri hanno per te, che lo condividono o meno su Facebook, va bene tutto, ma qua il problema non è solo tuo. Cioè, quando si parla di queste discussioni, si parla del fatto che c'è proprio un sistema che impedisce alla gente di crescere. Soprattutto se è brava, non perché crescere sia un obbligo, ma perché quando tu fai una cosa che piace e ti riconoscono questa bellezza del tuo video, questo valore del tuo video, e non lo condividono, c'è una volontà precisa di metterti i bastoni tra le ruote, di non far vedere quella cosa che è piaciuta a loro ad altre persone. E allora tu ti devi incazzare, non perché è il tuo video, cioè... Ti devi incazzare, magari non lo puoi fare sotto il tuo video perché potresti avere un conflitto di interessi, incazzati quando lo vedi sotto video di altri. Non è giusto che un video bello come il tuo, che riceve l'apprezzamento di una, non so nemmeno come si chiama, da 100 e rotte 1.000 iscritti, e questa non mette un mi piace genuino, cioè, oh che bello, metto un mi piace, e che lo possono vedere i suoi iscritti. Sai quante persone avrebbero potuto vedere quello che tu volevi comunicare? Perché se stiamo su YouTube vogliamo comunicare a più persone, queste persone che impediscono di far arrivare messaggi e talenti ad altri sono il peggio della community di YouTube. Io faccio questo discorso da creatore di contenuti, ma anche da spettatore. Io dico, voi non volete scoprire cose belle, non volete conoscere cose belle,
E allora, anche da utenti, quando vi chiedono il mi piace e il commentino perché sanno che quello finisce sul vostro Google Plus e quindi gli date visibilità, non lo date, non lo date. Chiedete trasparenza al vostro YouTuber, fatelo, andate sotto al video di Frank The Hammer, questo qui dove ha detto che non ha l'esigenza, e chiedetegli cortesemente: Frank, facci vedere le cose che ti piacciono. Andate qui e chiedetelo. Io più di questo discorso non posso fare. Finisco, concludo dicendo che vi saluterò con un video su questo canale prima della il 30, il 31, non lo so. Farò un video di 5 minuti che partirà esattamente a 5 minuti, uscirà in automatico a 5 minuti dalla mezzanotte. Farò gli ultimi 10 secondi di conto alla rovescia, eccetera, eccetera, in modo che come se vi salutassi in diretta a chi sarà connesso, non lo so chi. E sul secondo canale uscirà a breve il video Noyazaki. Parlerò di Miyazaki, il più noioso animatore della storia del mondo, sul secondo canale dove parlo di cinema e fumetti. Se vi va, passateci. Ciao a tutti cani, alla prossima.